AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lollo i Milanisti Official. Allora, oggi ragazzi è una giornata da mani nei capelli, perché domani, come sapete bene, c'è il raduno del Milan, quindi stiamo facendo cose per il raduno del Milan. Oggi è una giornata, oggi siamo in diretta dalle 17 alle 20 sul canale Viola. Oggi sarà una puntata mega galattica. Mi raccomando, ascoltate il vostro amico Lollo. Non perdetevela. Non è che poi dopo succede come l'altro. Ma non lo potevi dire, ve lo sto dicendo adesso. Non perdetevi la puntata di oggi sul canale Viola. Poi dopo capirete quando succederanno le cose. Allora ragazzi, parto subito nel fare i complimenti a siamo in finale, raga. Bella partita dell'Italia. Allora, bella partita dell'Italia no. Bella partita ieri che ci ha portato in finale, sì, perché siamo andati in finale. Abbiamo sofferto come dei cani nella partita di ieri, mamma mia. Non so voi, non so di voi chi l'ha vista. Mi auguro tutte le persone che hanno visto la partita. È stata una partita strana, dove comunque la Spagna, faccio un attimo un cappello veloce sulla partita di ieri perché è doveroso, raga, non succede sempre di andare in finale negli europei. È stata una partita strana dove abbiamo visto dei giocatori tipo Pedri e Olmo che hanno dimostrato che l'età è soltanto un numero. Se tu i numeri ce li hai, cioè l'età è soltanto un numero, ma se tu i numeri, la classe, la qualità, il tocco di palla e la tua intelligenza calcistica ce l'hai a 18 anni, ma ce l'hai come ce l'hai a 25, ce l'hai a 27 o ce l'hai a 30. Questo ha dimostrato la partita di ieri, che se tu hai dei giocatori così forti, infatti rido perché dopo ve li devo leggere ragazzi. Oggi, cioè voi dite, ieri ha vinto l'Italia perché oggi dovrebbero fare degli articoli contro il Milan, e invece no, c'erano anche oggi, perché oggi voi non lo sapete, ma oggi è la giornata dei grandi rimpianti rossoneri, e dopo andiamo a guardare perché me li sono segnati tutti oggi, tutti gli articoli. Rimpianto rosso, dopo vedete che cosa ho trovato. E quindi niente, per concludere questa cosa, che Olmo, Pedri, ma tanti giocatori comunque della Spagna, giovani e forti, anche dell'Italia, abbiamo detto, giocatori veramente veramente forti. Dall'altra parte però ci sono stati dei giocatori che mi hanno ampiamente deluso, e mi riferisco a Immobile, mi riferisco al Gallo Belotti e anche ad altri. Questo deve essere un po' la spia per il nostro AC Milan. Cioè, quando tu fai lo step qualitativo, diventa molto più difficile essere competitivo. Cioè, quando il Gallo Belotti, che a me piace, raga lo sapete, a me il Gallo piace tantissimo, lo prenderei domani mattina al Milan, ma... Però quando lo vedo in queste competizioni mi rendo conto che quando tu fai quel saltino lì che vi stavo dicendo, devi avere dei giocatori molto più competitivi. Cioè, non è che il Gallo non sia forte, non è che Immobile non sia forte. Immobile in Serie A ha fatto gli sfracieli. Però ragazzi, avete visto ieri quando, in tutto l'europeo, che quando tu alzi, fai questo step, Immobile, non dico che sparisce, però Immobile fa molta 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 fatica, cosa che invece non hanno fatto degli altri magari attaccanti di altre squadre, che fanno la differenza sempre in qualsiasi campionato, soprattutto fanno la differenza in Champions League, e la fanno anche agli europei. Già qualcuno, so sotto di voi qualcuno che starà dicendo non è vero Lollo, perché Mbappé, vabbè ragazzi, grazie al cavolo, capita a tutti di sbagliare un gol, sbagliare un rigore, capita a tutti, raga. Il rigore l'ha sbagliato anche Franco Baresi, cioè il rigore l'ha sbagliato anche Baggio, il rigore l'ha sbagliato anche Maradona, Van Basten, cioè l'ha sbagliato anche quella gente lì, i rigori, o la palla davanti alla porta la sbaglia. Ciò non significa che sia un giocatore scarso perché ha sbagliato una palla, oppure no. Bene, andiamo in sigla, e poi vi devo dire e se fosse, mi sono segnato dei nomi, come se il nostro mercato fosse questo. Vediamo che cosa mi rispondete. Prima di andare avanti vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. 1, 2, 3, sigla. Oh,
partiamo subito da questa cosa. Allora, aspetta, vediamo che cosa mi ero... Ah, mi ero segnato anche... Allora, prima del... E se fosse, vi voglio leggere questa cosa. Tutto vero. La Liga Spagnola, quello che dicevamo ieri, poi bisogna vedere se verrà rispettata questa cosa, ma è tutto vero. La Liga Spagnola ha imposto un salary cap al Barcellona di 160 milioni di euro annuo, più o meno quello che oggi spende il nostro AC Milan. Causa... Un'esposizione bancaria del Barcellona di 1.200 milioni di euro. 1.200 milioni di euro. A fronte di un bilancio, come quello, quasi come quello del Milan scorso, pari a meno 150 milioni. Quindi entro questa stagione, io quando ho letto questa notizia, vi dico la verità, io quando ve l'ho letta l'altro giorno, io l'ho letta, ve l'ho riportata, era scritto su Milano e Finanza, ma tra me e me dicevo, vabbè, ma è una palla. Cioè, questi come fanno a abbassare di 180 milioni di euro il payroll in un anno? Questo è quello che gli ha chiesto la Liga Spagnola. Quindi, entro questa stagione, il Barcellona dovrà abbassare di altri 187 milioni di euro per rientrare nei parametri richiesti dalla Liga. Il Barcellona sarà obbligato a abbassare il payroll che qualche anno fa, cioè quindi qualche anno fa, il Barcellona aveva un payroll di 700-750 milioni di euro annuo. Solo il payroll, non so come sono arrivati ad avere questo payroll. Cosa paghi 20 mila? Parliamo sempre di cifre lorde, ragazzi, sempre parlando di cifre lorde. E quindi niente, ad abbassarlo da quella cifra monstro che era allora, che dice Milano e Finanzi, 700 milioni di euro, che mi sembra un po' tanto, però qua vi prendo per quello che c'è scritto, fino a portarli alla richiesta di oggi, che è 160 milioni di euro. Allora, vediamo qua che cosa mi ero segnato prima di farvi il "e se fosse". Vi devo parlare dei due rimpianti. Rimpianto, raga. Milan, rimpianto Kakà. Rimpianto Paquetà, magari. Paquetà fosse Kakà. Milan, rimpianto Paquetà. Come riportato dal giornale, oltre ai nazionali ex rossoneri impegnati ad Euro 2020, anche Paquetà è un rimpianto per il Milan. In brasiliano ha trascinato il Brasile nella finale di Coppa America. Ma con tutto quello che c'è da scrivere, bisogna per forza focalizzarsi su quelli che sono i rimpianti del Milan. Ma Paquetà non è un rimpianto. Cioè, è un rimpianto se aveva delle potenzialità, aveva fatto molto bene da noi, tu lo vendi per delle condizioni economiche, vendi con dentro dello scambio, allora dici, vabbè, ok. Ma questo qua da noi aveva fatto pena, ragazzi. Cioè, aveva fatto pena, noi l'abbiamo venduto perché era diventato veramente... Un'ansietà era diventato ogni volta che Paquetà entrava in campo. Quindi il Milan l'ha venduto, e se poi da un'altra parte ha trovato il terreno fertile per dimostrare quello, a parte che nel campionato dove è andato non è che ha fatto benissimo, sta facendo bene adesso in questa Coppa America, dove io l'ho viste le partite, ragazzi. Cioè, adesso non me ne vogliate, ragazzi, per chi è appassionato di Coppa America, ma le partite Coppa America le ho viste di notte. Cioè, ragazzi, La velocità di gioco e alcune squadre che hanno trovato il Brasile, c'è veramente poca roba, c'è roba da serie C italiana, cioè, per capirci. E quindi il primo rimpianto era Paquetà, il secondo rimpianto è Dani Olmo, che il Milan probabilmente ha trattato, voleva portare, ma in realtà chi è questo qua? Sky dice, tra l'altro, Sky diceva, vabbè, Sky, ragazzi, ieri Sky, guardo il post partita dell'Italia, hanno avuto il coraggio ieri nel post partita dell'Italia, in cui l'Italia è andata in finale dell'Europeo, hanno avuto il coraggio di parlare di CR7 e Italia trascinata dalla Juve, CR7 che allena Chiesa, quindi Chiesa ha imparato a calciare bene perché si allena con CR7. Non sto scherzando, ragazzi. Cioè, questa non è una battuta. Cioè, questo l'hanno detto veramente ieri in diretta. E se fosse... Un po' come... Scusi, una domanda. Ecco, cosa facciamo le se fosse? Provo a immaginare. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate di questo "e se fosse". E se fosse Maignan in porta, fatto. Un terzino sinistro che possa fare anche il terzino destro, mettete voi il nome. Tomori, fatto. Bakayokoso, oppure un quarto centrocampista equivalente, quindi che sì, Benasser, Tonali, e il quarto centrocampista che potrebbe essere Bakayokoso oppure qualcuno equivalente. Tonali, Sabitzer, Giroud, un attaccante giovane e Ziyech. E se fosse questo il nostro calciomercato, a voi piacerebbe, quindi li ripeto, Maignan, terzino sinistro, Tomori, Bakayokoso, Tonali, Sabitzer, Giroud, un attaccante giovane e Ziyech. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate e se un calciomercato di questo tipo
vi potrebbe interessare, o comunque vi lascerebbe ancora con qualche amaro in bocca. Poi mi ero segnato da dirvi che sono stati fatti passi in avanti per Bakayo Kozo. Sempre in pole per il centrocampo. Sky riporta che dopo il Milan, dopo Tonali, il Milan è intenzionato anche a chiudere il contratto di Bakayo Kozo. Ormai, raga, queste notizie qua io manco più ve le leggo. Cioè, hanno rotto le palle a me, immagino a voi. Chiudo con questa cosa che mi ha fatto abbastanza ridere. Tutto Sport questa mattina, Tutto Sport fa questa pagina in cui dice: Milan, vicino lo scambio Ilicic-Pobega. Allora, sapete chi è l'unica testata che da 6 mesi continua a parlare dell'interessamento del Milan per Ilicic? Tutto Sport. Cioè, Tutto Sport, Rutto Sport, continua a parlare e continua a parlare solo ed esclusivamente di questa cosa. Non so per quale motivo loro si sono fissati che il Milan debba andare a prendere Ilicic. E sono solo loro che continuano a fare articoli su articoli dell'interessamento del Milan per Ilicic. Ora, a me Ilicic non piace, l'avete capito, ve l'ho già detto altre volte. Non lo vado a prendere perché non ha nessuna, e chiudo qua il video, non ha nessuna delle caratteristiche che di solito interessano a Paolo Maldini, Massaro, lo staff tecnico, come giocatori per andare a prendere. Ecco, Ilicic non ha niente di queste caratteristiche. Poi magari andranno a prenderlo e mi smentiranno, non lo so. Però diciamo che per me adesso in questo momento è così. Ragazzi, scappo, mi raccomando, dalle 17 alle 20. Non perdetevi la diretta di oggi sul canale Viola. Non perdetevela perché ci sono le sorprese. Non perdetela perché ci sono le sorprese. Poi non dite che non ve l'avevo detto. Ciao a tutti, forza Milena, vado via il Kill Inter. Ciao.